La seconda commissione consiliare permanente, presieduta dal consigliere Fabrizio Di Dio, incontrerà nella seduta online di lunedì 28 febbraio il dirigente della seconda direzione per avere maggiori chiarimenti su Corso Vittorio Emanuele. La commissione, che si occupa anche di urbanistica, lavori pubblici e viabilità, aveva effettuato nei giorni passati un sopralluogo, ma questa volta il tema principale non saranno gli attuali lavori, ma l'attenzione si focalizzerà sul progetto originario della ripavimentazione di questo tratto di strada, un vero e proprio approfondimento, richiedendo anche la copia degli elaborati del progetto. Vogliamo fare un approfondimento perché innanzitutto questa strada dà una, diciamo, manutenzione straordinaria, dove si prevede, dove era prevista la semplice sostituzione delle basole e ripulitura delle stesse. Adesso invece comporta il rifacimento del letto di sottofondo con un massetto in GLS, in calcestruzzo, e quindi vengono riposte le basole. Ma questo intervento fatto a spezzoni, ritengo che possa in futuro riportarci ad avere gli stessi cedimenti in punti non trattati oggi, visto che il sottofondo non è idoneo per recepire sia un traffico veicolare in questo caso, e per garantire, diciamo, nel tempo la durata di questa pavimentazione. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno innanzitutto capire i tempi, visto che c'è stato questo problema legato al sottofondo, che tempi ci sono, visto che questa arteria è di fondamentale importanza per l'economia del centro storico. Inoltre vogliamo capire, approfondire se è un problema che nasce sin dalla fase di progettazione iniziale, o meglio di realizzazione dei tempi, diciamo, che è stata realizzata, penso nel 2016, mi dicono, e quindi se è all'origine il problema o se è un problema che succede, come potrebbe succedere in qualsiasi opera, diciamo, di manutenzione che viene fatta. Purtroppo dobbiamo stare addosso a queste cose, perché il cittadino in questo momento soffre già per il problema di pandemia, cioè l'economia è in ginocchio. Non possiamo permetterci e permettere che questa arteria venga chiusa alla gente, alla cittadinanza, e di conseguenza creare un disagio all'economia del centro storico.